Ok ragazzi, nuovo video, oggi parleremo del pesce, che è abbastanza particolare da portare nel canale, però in realtà avvicinandoci all'estate, soprattutto per noi e il nostro team al periodo di competizioni, molte domande che ci arrivano riguardo l'utilizzo del pesce. L'altro giorno ho fatto una storia su Instagram facendo vedere il banco dei surgelati, ho detto no, non è ancora il momento di mettere il pesce, e tutti, ma perché metti il pesce? Allora è vero che il pesce serve per tirarsela, bisogna stare a pesce acqua, eccetera, eccetera. E potrete vederlo adesso su RhinoNation, sul mio log, dove vado ad aggiornare tutto quello che faccio dal punto di vista di alimentazione, integrazione e allenamento, e sto aggiornando giorno dopo giorno tutto quello che combino in questa preparazione agonistica. Quindi se andate a curiosare trovate tutto e troverete tra un po' nella mia alimentazione inserito il merluzzo quando vado a fare i piccoli drop calorici, ok? Quindi a un certo punto vedrete merluzzo, pesce o salmone, eccetera. Quindi potete curiosare sul mio log su rhinonation.it. E in effetti, come vedremo, ci sono dei fondi, un fondo di verità con l'utilizzo del pesce per tirarsi, una cosa che si usava molto. Io mi ricordo che quando nelle prime palestre parlavo con gli atleti degli anni 80-90, dei primi anni 2000, eccetera, che gareggiavano, dicevano: allora fondamentalmente stavi a carne e acqua, ma se eri uno di quelli tosti che non riuscivano a tirarsi, la stavi a pesce e acqua per mesi e mesi. E lo stesso Kevin LeBron diceva che era stato settimane a merluzzo e acqua per prepararsi alle gare, ok? Quindi quest'idea del pesce, che sostituire il pesce alla carne semplicemente porti a dimagrire, vive nell'ambito del bodybuilding sicuramente, e come vedremo ha dei fondi di verità. Però cerchiamo di entrare nel vivo del video, dell'argomento, e cerchiamo di capire i motivi e le ragioni. Ma prima di iniziare vi ricordo, come sempre, se è la prima volta che sbarcate in questo canale, io sono un preparatore agonistico, bodybuilding, seguo professionisti e amatori, quindi il mio punto di vista logicamente riguarda il bodybuilding di un certo livello, e questo canale sostanzialmente tratta di questo. Sicuramente parlando di pesce, sostituzione del pesce nella nostra alimentazione, non potrebbe calzare meglio questa introduzione in questo video. Quindi logicamente non parlo del bodybuilding just for fun, quindi non troverete argomenti su questo genere, per cui questo è per quanto riguarda questo canale, quel che passa il convento da queste parti. Detto questo, entriamo nel vivo del video. Allora, quando parliamo di pesce, da un punto di vista nutrizionale, in realtà ci riferiamo a una famiglia di generi diversi, specie diverse, indicando generalmente tutti gli animali acquatici. Quindi parliamo di pesce, come parliamo di crostacei, di molluschi e via discorrendo. Animali che hanno, come anche gli animali terrestri, valori nutrizionali e composizioni molto varie, ok? Molto diverse. E di questo parleremo tra un attimo. Però cerchiamo di capire quali sono le differenze, perché si parla spesso di sostituire il pesce alla carne, semplicemente questo, ok? Quindi invece di stare, per dire, a 5 etti di pollo al giorno, sto a 5 etti di merluzzo, e questo mi fa dimagrire. Ovviamente ci sono delle differenze nutrizionali, però cerchiamo di capire quelle che sono le differenze tra la carne di pesce e la carne di carne, di animali terrestri sostanzialmente. Allora, la prima differenza molto importante riguarda la digeribilità. Il pesce è normalmente un alimento più digeribile, questo perché le fibre muscolari sono più corte, sono separate da un sottile strato di tessuto cartilagineo che durante la cottura diventa gelatina, quindi sostanzialmente le fibre si sfaldano, e chiunque abbia cucinato un petto di pollo piuttosto che del merluzzo se ne sarà reso conto. Il merluzzo diventa una roba più o meno uniforme che si scioglie in bocca, e 6 etti di merluzzo quando siamo in preparazione tipo effetto spaghetto, no? Che scompaiono in un lampo. Per cui, e questo logicamente dà un forte beneficio da un punto di vista di digeribilità, che è a tutti gli effetti un grandissimo beneficio, perché anche se finiamo il piatto prima, ci sentiamo più affamati di prima sostanzialmente, in realtà il nostro sistema gastrointestinale ringrazia, perché andiamo a togliergli dello stress che durante un quadro, un contesto di contest prep, quindi di preparazione agonistica, vuoi per un palco oppure una preparazione per andare al mare, che dir si voglia, quindi un periodo di cut, sicuramente è un grandissimo, grandissimo beneficio. Per quanto riguarda la composizione nutrizionale, abbiamo una quasi assenza di carboidrati, come nella carne. La sfera proteica vede una quantità affine, in realtà il pesce è leggermente più basso di proteine, sono poco meno di 20 grammi per 100 grammi di pesce effettivo, tranne alcuni pesci come per esempio il pesce spada piuttosto che il tonno, che hanno una quantità proteica affine alla carne. La qualità proteica anche è ottima da un punto di vista di pool amminocidico, quindi composizione amminocidica, è sicuramente un pool differente, quindi vale la pena andare a variare le fonti nell'arco della settimana insieme alla carne per avere un apporto di amminoacidi molto più ampio, quindi un equilibrio amminocidico molto più completo, però comunque da un punto di vista di qualità, diciamo da un punto di vista gerarchico, è affine a quella della carne, in alcuni casi anzi addirittura superiore. La grande differenza che abbiamo riguarda i lipidi, e questo è il secondo beneficio, che però
attenzione, state molto molto attenti. Allora, generalmente c'è una forte associazione di carne uguale grassi saturi e pesce uguale grassi insaturi, in particolare pesce uguale omega 3. Quindi sostanzialmente sulla carta la carne avrebbe una composizione lipidica sfavorevole perché contiene non soltanto generalmente tanti acidi grassi saturi, ma in particolare acidi grassi che tendono a impattare in maniera negativa nel nostro panel e nel profilo lipidico ematico, mentre invece gli acidi grassi del pesce normalmente sono associati agli insaturi, in particolare agli omega 3, quelli della catena omega 3, che sono particolarmente importanti perché, come abbiamo detto più volte, nella nostra alimentazione è fondamentale l'equilibrio tra omega 3 e omega 6, che sono due famiglie di acidi grassi che hanno effetti contrapposti, che devono mantenersi in un certo equilibrio, e la nostra alimentazione di base, di default se vogliamo, è molto squilibrata verso gli omega 6, quindi andare a inserire degli alimenti ricchi di omega 3 è di per sé un vantaggio. Però attenzione, questo assunto si basa sul presupposto di andare a mangiare del pesce selvaggio e della carne allevata da allevamento sostanzialmente. Sì, perché la composizione lipidica, in realtà tutta la composizione nutrizionale di un alimento di origine animale dipende dalla vita di quell'animale, in particolare da quanto si è mosso, dal contesto generale, quindi il grado di stress dell'animale e dalla dieta che segue. Logicamente nel caso di un pesce selvaggio e un pesce da allevamento abbiamo due casi completamente differenti. Allora, il pesce di allevamento sostanzialmente innanzitutto c'è una dieta completamente differente perché viene alimentato con farina e cereali, che è un qualcosa che gli permette, logicamente addizionato con oli vegetali, addizionato con vitamine e via discorrendo, che è qualcosa che permette di salvaguardare la sua esistenza, velocizzare i processi di crescita, quindi abbiamo un pesce che cresce molto più velocemente e da un punto di vista di produzione, allevamento e consumo è logicamente un beneficio da un punto di vista economico, oltre al fatto che cereali e farine costano sicuramente meno, mentre in natura il pesce mangia normalmente alghe e altri pesci, quindi logicamente la dieta è completamente differente. Non solo, pesce ad esempio come la trota, il salmone vengono nutriti con addizioni di edulcoranti alimentari, questo perché in alternativa, non mangiando le alghe eccetera, la carne non avrebbe quel colore tendenzialmente rosato che noi vediamo, in particolare vengono aggiunto dei carotenoidi, ok? Il salmone selvaggio per esempio è ricco di astaxantina, che è un fortissimo antiossidante, che è quindi un elemento che nel salmone d'allevamento, il salmone di allevamento ne è privo, e quindi logicamente ci priviamo di un altro elemento. Oltre a questo la composizione di minerali è molto più povera, non abbiamo lo iodio che è normalmente presente nelle alghe, e cosa anche più importante, non abbiamo il selenio. Perché è importante? Perché il selenio si lega al mercurio e quindi riduce la tossicità, e l'avete sicuramente sentito, uno dei problemi di mangiare tanto pesce è l'accumulo di biomercurio. Ecco, il selenio legato al mercurio riduce la tossicità, quindi possiamo in un certo senso, mangiando il pesce selvaggio, mangiarne sia di più sia stare molto più in sicurezza. Oltre a questo, l'ultimo dettaglio, il pesce d'allevamento è tendenzialmente più grasso perché è un pesce che semplicemente si muove meno, quindi per questa ragione abbiamo non soltanto un profilo lipidico molto più scarso, assolutamente ricco di omega 6, ma anche un profilo lipidico tendenzialmente più alto, più ampio, ok? Quindi verosimilmente ci ritroveremo nel paradosso che mangiare una bistecca allevata grass fed, voi sapete quanto noi curiamo la provenienza delle fonti, mangiare una bistecca allevata grass fed, quindi al pascolo, contiene più omega 3 del pesce preso da allevamento, ok? Quindi quando inseriamo il pesce nell'alimentazione è fondamentale prenderlo pescato selvaggio. Se leggete il retro, vedete il mare in cui è stato pescato, non abbiate paura del pesce surgelato, perché molto spesso il pesce surgelato viene surgelato proprio a stiva, quindi è in assoluto un alimento molto molto fresco, così come arriva a noi, e logicamente state molto attenti a tenerlo fresco finché tornate a casa. Quindi in generale, cercando di trarre qualche conclusione, io personalmente non amo il pesce proprio da un punto di vista di sapore, però su di me per esempio, quando mi preparo per le competizioni, andare a inserire il pesce nelle ultime fasi di preparazione mi aiuta, perché mi dà un grande sgravio da un punto di vista gastrointestinale, anche perché parto con la considerazione che tendenzialmente le problematiche gastrointestinali vanno a enfatizzarsi col caldo. Io per esempio adesso sono in preparazione, è estate, fa caldo, quindi tendo, qualsiasi problematica, qualsiasi alimento di troppo tende a crearmi molto bloating e distensione addominale. Non solo, fino adesso ho gareggiato come man physique, quindi il controllo della midsection era veramente importante, adesso farò il passaggio, gareggerò come classic, quindi il controllo della midsection è anche più importante perché devo presentare molte pose in vacuum, quindi logicamente avere stress gastrointestinale di qualsiasi genere mi può portare veramente grandi grandi problemi sul palco. Quindi nel mio caso il pesce viene inserito nelle ultime settimane, circa 8 settimane dalla competizione. Per quanto riguarda invece i miei atleti,
In genere non lo vado a inserire per forza, vedo un attimo l'atleta come si gestisce, se gli piace il pesce lo inserisco, perché no, è sicuramente un'ottima scelta da un punto di vista proprio nutrizionale, al di là della condizione e del packaging che portiamo sul palco o al mare che dir si voglia. Quindi da questo punto di vista è sicuramente un'ottima addizione. Io personalmente poi sono un grande fautore dell'integrazione di omega 3, quindi non mi preoccupa troppo il profilo lipidico, nonché un grande fautore dell'utilizzo di carne grass fed, ok? Però al di là di questo, un contesto in cui invece mi piace inserire il pesce ed è molto più intelligente è in off season, quindi in periodo di massa. Perché? Perché molti miei atleti in off season hanno delle moli caloriche veramente elevate, quindi atleti che ne raggiungono i 6, 7, 800 grammi di carbo, in cui logicamente il sistema gastrointestinale viene messo a dura prova, si allenano in un certo modo, hanno bisogno di una certa mole di cibo, quindi qualsiasi aiuto da un punto di vista digestivo è veramente oro. Per cui in questo caso nel periodo di off season si inserisce il pesce nel corso della settimana come altra fonte proteica. Ragazzi, questo è tutto, qualsiasi domanda scrivete qua sotto, sarò ben lieto di rispondere, e detto questo ci vediamo nel prossimo video.